Oh, un altro Impro Story. Benvenuti agli Impro Story. Senti come lo dico bene. Esatto, suona benissimo questo Impro Story. Eh? Allora, che allora oggi? Oggi ci sono grandi novità. Non vedo l'ora di cominciare, dai. No, allora subito. Tu in realtà oggi non ci sei. Come no? E oggi faccio tutto io con i ragazzi nuovi. Ciao! È stato un piacere, capo. Allora, io farei venire qui per prima, farei venire Giada, così Martina, che parteciperà anche lei al gioco, vede come funziona. La nostra improvvisazione, lo spieghiamo che cos'è. Utilizzeremo oggi, per improvvisare, queste carte da gioco, come potete vedere. Vedete qui, ci sono le carte. Utilizzeremo queste carte del gioco che si chiama Bla Bla. Improvviseremo in questa maniera. Ognuno di noi estrarrà una carta dove è raffigurato qualcosa e dovrà improvvisare in base a quel concetto che c'è, utilizzando la parola che c'è qui stampata. Un minuto. Simone sarà l'ultimo del giro, quindi dovrà concludere la storia. Un minuto di tempo per ognuno, faremo due giri, quindi 8 minuti in totale, e vedremo cosa accade. Io rimarrò fisso in scena e i ragazzi ti alterneranno. Pronta, Giadina? Sì. Prendi una carta. Un'ambulanza con un medico e una sedia a rotelle. Quindi, diciamo, con ottimismo proprio. Ok. Ottimismo. Fai tu. Via. Beh, partirei dal c'era una volta. Sì. C'era una volta. Un'ambulanza. Ah, okay. C'era una volta un'ambulanza. Okay, questa ambulanza. Già si è giocata già l'ambulanza. Sì. Ok, brava, andiamo avanti. Vai, sono già 16 secondi, detta una mossa. C'era una volta un'ambulanza che girava per le città. Sì. Ed era un'ambulanza un po' particolare, mm-hmm. perché in realtà era un'ambulanza che non aveva un guidatore. Ah. Ma si guidava da sola. Ah, l'auto di Google. Sì. Esatto, questa ambulanza aiutava le persone in difficoltà. Uh-huh. In difficoltà. Sì, sì, prego, prego, continua pure. Io intanto ti inquadro con la GoPro per far vedere dalla. Dai, mancano 10 secondi. Ok, era un'ambulanza che aiutava le persone. Sì, brava. Sì, le persone. E c'era anche una sedia a rotelle dentro. Ah, questa ambulanza. Ok, va bene. Dai. Finito il minuto. Ammazza che fantasia, eh. Il minimo sindacato. Complimenti. Ha allungato il brodo. Vabbè. Per terminare qui. Hai capito come funziona? Vabbè. Va bene, va bene. No, non metto ansia, dice Luna. Va bene, ok, adesso vado io, dai, così vediamo. Posso andare? Ancora un pochettino, così mi fai compagnia. Sì. Due auto da corsa. Vediamoli, inquadriamole. Due auto da corsa che fanno la corsa, perfetto. Un minuto a partire da adesso. Allora, questa ambulanza in realtà era un'ambulanza speciale, abbiamo detto, che aiutava le persone in difficoltà, giusto? Quindi, quali maggiori persone in difficoltà potevano essere i piloti di una gara di auto da corsa? Infatti c'erano in una grande pista una sfida tra Rocco e i suoi fratelli contro Martino. Martino. Okay, che era il famoso squalo di un'altra improvvisazione. Rocco e i suoi fratelli erano sulla macchina rossa e Martino era sulla macchina gialla. Solo che la macchina rossa andava particolarmente veloce ad una curva erano in vantaggio, stavano per vincere, mancano 15 secondi. La macchina smanda, si schianta contro un muro, piglia fuoco. A un certo punto Martino scende, perché scende, magari lo chiudiamo, scende per aiutare Rocco e i suoi fratelli. E anche l'ambulanza interviene! Che fatica! Ah. Va bene! Esplosioni! Grazie Giadina! Grazie a te! Quando abbiamo comprato il gioco per fare queste improvvisazioni, mi ha detto: ma no, ma è fatto per bambini! È un casino! Invece! È un casino! Lo regalerò ai miei nipoti questo gioco. Comunque, detto questo, grazie Giadina! Grazie. Martina, vieni pure! Martina è neofita, quindi oggi è la sua prima volta. Cerchiamo di essere delicati. Molto delicati. Una barca una a vela. A vela, perfetto. 3, 2, 1, via! Allora, dunque, quindi siamo rimasti a tutto preso fuoco, esatto. Nel gran casino, Martino, Rocco, suoi fratelli, tutti quanti, tutti insieme. Dicono basta qua, la situazione si fa troppo calda, noi abbiamo paura, c'è sì. L'ambulanza, noi tra l'altro non abbiamo il permesso di soggiorno, non abbiamo siamo un po' messi male. E quindi erano calabresi, quindi si sono un attimo, si sono un attimo consultati e quindi hanno detto: sentite raga, qua va.
Andiamo, basta. 30 visto secondi. Questa pista era molto vicina alla spiaggia, decidono di andare a costruire al volo una nave. Ecco. Questa nave però ovviamente doveva essere fatta così, a mano, quindi una barca a vela tendenzialmente. Okay. Prendono tutti i loro vestiti e quindi si imbarcano nudi su questa barca a vela. Interessante, si fa calda la storia. Rocco, i suoi fratelli, Martino e... Chi lo Fausto, sa? Che era questo, Fausto, quest'uomo che li aiutò così a creare questa barca a vela e sulla quale vedremo cosa succederà. Ok, fine, con 2 secondi di anticipo. Brava Martina, brava, ci piace. Simone, vieni pure, grazie Martina. Si ricerca, tutto bene? Poverino. Non vedo l'ora di fare questa storia. Su, e dovrebbe essere il tuo campo, uomini nudi su una barca a vela. Gioca in casa, Simone. Fausto, Martino, Rocco e i suoi fratelli sulla barca a vela, tutti nudi. Cosa mai succederà? Tutti nudi. Simone, vediamo. Estrai la carta. Un esquimese che su una slitta trainata da due husky. Ok, c'è cioè un husky. Due cani, va. Due cani, vabbè, e sono carte per bambini, quindi va bene. Pronti? Via. Hai. Dunque, per prima cosa, riportiamo la storia verso un pubblico più infantile, ok? Perché qua abbiamo detto di tutte e di più. Bravo Simone. Allora, siccome Martino, Rocco e i suoi fratelli erano un po' in gita sulle loro vetture, diciamo. Ma se erano sulla barca? Nudi. Aspetta, nudi. No? Aspetta, Rocco e i suoi fratelli erano sulle macchine. In più c'era Martino sulla barca, giusto? Se lo dici tu, erano tutti comunque, insieme sulla barca. Va bene, erano tutti nudi. Allora, mancano 3. Il fatto è che l'ambulanza aveva bisogno dei suoi amici volontari, che erano le macchine e le barche. Dunque, le macchine e le barche erano volontari dell'ospedale per gli umani. E allora aveva bisogno di portare l'acqua per spegnere l'incendio di quelle macchine che andavano a fuoco. E allora la barca cosa fa? Butta a mare tutti quegli stupidi nudi in pasto agli squali. Stop! Carica un po' di acqua e boh. Stupidi nudi. Si è incasinato tutto. Cioè la barca e... Vabbè, se siamo un po' persi. Allora no, aspetta, come chiamare quest'opera comunque. Tutti. Dimmi. Io avevo la mia idea. Se poi rimettere insieme i pezzi è stato difficile, di chi è la colpa? In realtà lo scopo del gioco è ascoltarsi e seguire l'idea degli altri e dare un filo logico. Molto confusa, direi. Vabbè, comunque. Molto confusa, ma è la famosa regola del sì. Comunque, andiamo. Grazie Simone, chiamiamo Giada. Allora, quindi... Ma quindi adesso siamo ritornati... Si sono buttati a mare? È successo un casino. Io la slitta con gli eschimesi... Io ho un montaggio un po' alla Nolan. La slitta con gli eschimesi io non l'ho sentita, tra l'altro. È perché non ho avuto penitenza. Brava! Luna ci dice penitenza, perché il nostro improstory prevede che se il giocatore non riesce ad usare la parola in questione, dovrà usare una parola più difficile, non estratta dalle carte, ma da un libro difficile, tipo la Divina Commedia come l'altra volta, o qualche altra cosa. Il libro di matematica è stato estratto. E quindi, invece di un minuto, il nostro Simone avrà un ulteriore 30 secondi, oltre alla sua storia finale, dove dovrà aggiungere qualcosa, un concetto matematico. Cavoli tuoi, hai voluto dimenticarti la slitta con i cani? Questa è la penitenza. Va bene. Pronta? Sì, ma io ricomincio però da... Dai un senso alla situazione. Prego. Dal mare. Dai, mi piaceva che erano nudi. Ok, immaginavo. Sono stati buttati in mare. Sono stati buttati in mare. Però la barca è lì, sono nudi. Sono nudi. Magari riescono a risalire. E in questo momento sono nudi in mare. Ok. Con gli squali attorno. Gli squali non sappiamo. Vedremo. Prego, estrai pure. Un trattore. Oh, aspetta un secondo, inquadriamolo bene. Comunque. Un trattore. Un trattore. Ok. Sì, perfetto. Sì. 3, 2, 1, via. Vado. Ovviamente in questa barca, quindi noi abbiamo tutti i nostri personaggi, Fausto, Martino e Rocco e i suoi fratelli, tutti in mare nudi. Uh-huh. Benissimo. Ma noi non sappiamo, fino ad adesso, lo dico io, che su questa nave, su questa barca, c'è un trattore. Ma dai! Sì, per forza. Hai visto come ce ne usciamo, eh? Per forza. Okay. C'è questo trattore qui e questo trattore, loro riescono a risalire, sono infreddoliti comunque perché nel mare fa freddo, poi sono tutti nudi.
sono un po' tutti così che tremano, no? Ecco. Immagino le conseguenze di questa cosa. Comunque, cioè, andiamo avanti. Esatto. Sempre meno sessuata questa storia. Riescono a risalire sulla nave, su questa barca qui, e decidono di riportare, quindi di navigare fino alle rive. Okay. Anche perché questo trattore dovrà pur scendere da questa nave, se no che cosa ce ne facciamo del trattore? Giustamente, abbiamo messo nella storia. 5 secondi. E niente, quindi arrivano in questa spiaggia, riescono a tirare giù il trattore. Fatica! Mi sa che abbiamo usato le carte solo con i mezzi di trasporto. Sì. Quindi sarà un bel caso. No, è vero che c'è una. Che sono uno dentro l'altro come una macchina. Io quasi quasi le miscolo, va, le miscolo. Lascio il mio posto a Martina. No, dopo, dai, ti voglio vicino, Giada. Perché poi mi fai quelle facce così inquietanti che aiutano molto l'improvvisazione. Oh, il sole. Via. Martino, Rocco e i suoi fratelli e Fausto erano infreddoliti perché era anche una brutta giornata. A un certo punto comincia a tirare un vento tremendo che spazza via tutte le nuvole e tira fuori un sole meraviglioso. E allora cosa fanno? Decidono di distendersi sulla spiaggia. Tanto sono nudi. Sono nudi, prendono il sole integrale. Però cosa vogliono fare? Vogliono usare anche questo trattore per arare un piccolo campo, piccolo stadio di calcio, anzi di calcetto, per riproporre, ve la ricordate la scena di tre uomini e una gamba che giocano sulla spiaggia? Ecco, volevano fare una roba del genere. A un certo punto hanno creato con il trattore questo campo e sono lì tutti nudi e giocano a palle. A palla volevo dire. E a un certo punto però arriva la polizia, perché quella in realtà non è una spiaggia per nudisti, è una spiaggia libera. Comincia ad urlare contro loro: cosa state facendo, disgraziati? Questo è oltraggio al pudore. Al pudore. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie. Martina. Quindi sta diventando un po' scurrile sta roba. Bambini, metteremo bambini il disclaimer. Andate a dormire. Parental control. È ok, Martina. Ricordiamo che siamo partiti da delle carte per bambini. Erano delle carte per bambini. E questo è un bel sole. E quello era anche un bel sole. Come lo disegnano i bambini? Prego, Martina, sfai pure. Un albero di Natale. Con un sacco di palle. Stelle. Ci sono anche un sacco di palle. Cioè, ritornano le palle. Va bene. Pronti? Via. Allora, erano su questa spiaggia, sì. Giocavano a calcio, comunque ci provavano, non erano professionisti sicuramente, erano persone un po' così arrangiate, più bravi a navigare, prendere fuoco, fare cose di questo tipo, e niente, quindi c'era questo sole pazzesco e si resero conto che la nave, la barca era arrivata in realtà in un posto molto caldo, diciamo, dall'altra parte dell'equatore, e che quindi questo viaggio era durato molto molto tempo e che in realtà era Natale. Oh, era un emisfero astrale, ovviamente. Esatto. E quindi dissero: no, dobbiamo per forza tirare su un albero di Natale. Come lo facciamo? E allora prendono la sabbia, iniziano a montare su questo albero, e poi dicono: ma no, stiamo continuando sul lato sbagliato. Ho capito, prego, si chiama improvvisazione. Prendiamo una stella del cielo e mettiamola in cima a questo albero di Natale fatto di sabbia. Per i bambini, poi c'è la versione... Vabbè, ho capito, vattene, va. Tocca a Simone che deve chiudere adesso. Penitenza. E con la penitenza anche, quindi... Io sarei cattivo. Carta... Non metterei il minuto con la carta, metterei direttamente la chiusura... con la formula matematica. Oh, allora io accetto il suggerimento del capo che mi dice un minuto, ma con la matematica. Allora, guarda, io faccio così. Tu dimmi basta. Basta. Per il teorema 6.11 applicato alla funzione F1. Si è fatta a ricordare. Devi darmi però il testo, prego. Perché sennò... Qua. Okay. Pronti? 3, 2, 1... Allora, siccome dovevano prendere questa stella nel cielo, cosa fanno? Fausto e tutti... Sì, lo so. Oh, un attimo, se no poi mi dicono... Martino, eccetera, eccetera. Ha detto, facciamo una catena umana, però in verticale, per andare a raccoglierla. Insieme, chiaramente, ai poliziotti, perché non erano sufficienti. Allora si impilarono l'uno sull'altro, così, afferrarono una stella del cielo e riscesero tutti così... Misero la stella sopra l'albero di Natale. 30 secondi. Ci mancano le palle. E allora cosa succede? Lo immaginiamo tutti. Però dicono
caspita, la stella non sta su. Allora ci vuole la formula matematica per il teorema 6.11 applicato alla funzione F1, disse uno sbirro molto intelligente. E allora cosa fecero? Scrissero sulla sabbia con un bastoncino la formula, la applicarono e infine la stella. Bravo. Molto molto bene. Bravo Simone. È la facciazza vostra. Bravo Simone, stai qui. Bravo Simone, bello. Bello, bello. Come la chiameremo mai questa storia? Perché alla fine dobbiamo dare un nome alla storia. Reinception. Reinception. Reinception capitolo 6.11 funziona. Inception capitolo 6.11. Balle spiaggiate. Eccola lì, abbiamo una che va di balle spiaggiate. Sapete come funziona? Aiutateci a dare un nome a questa storia, quindi iscrivetevi al canale, seguiteci, ditelo agli amici, cliccate la campanella, condividete qualunque cosa noi facciamo e diteci come si chiama questa storia. Baci, alla prossima. Arrivederci.